Oggi qui a Gragnano è stato inaugurato un nuovo ufficio per il giudice di pace ed è intervenuto anche il ministro della giustizia Orlando. Però voi state protestando, per quale motivo? Noi stiamo protestando perché la riforma che vuole porre in essere il governo non tutela noi giudici di pace. Noi giudici di pace abbiamo vinto un concorso, siamo una magistratura a pieno diritto. Noi siamo stati assunti a tempo determinato, ma poi i vari governi si sono succeduti, hanno reiterato i contratti nel tempo. Abbiamo un'incompatibilità assoluta con qualsiasi attività dipendente pubblica o privata. Noi non siamo delegati ma siamo titolari di un ufficio. Se io mi assento nessuno mi può sostituire, a differenza di altre figure che invece vengono delegate e sono di supporto alla magistratura titolare. Non abbiamo ferie, non abbiamo malattia, se abbiamo un problema qualsiasi medico e ci assentiamo dal lavoro non veniamo pagati, se abbiamo un infortunio in itinere sul posto di lavoro perdiamo il lavoro e non verremo pagati, non abbiamo nessun diritto di previdenza, di maternità, ho colleghe che hanno partorito e hanno dovuto interrompere il periodo obbligatorio che dovrebbe essere obbligatorio per qualsiasi lavoratore di assenzione per tornare in udienza per non perdere il posto di lavoro. Quello che noi chiediamo è che il ministro in questa riforma ci trovi una collocazione per noi all'interno del comparto magistratura a tempo pieno, così come il lavoro che noi svolgiamo. Sapete perché la vostra professione, pur essendo così importante, è così declassata? Perché per sopperire ad una carenza di organico della magistratura togata, la legge istitutiva dei giudici di pace, hanno preferito prenderci con delle funzioni da magistrati togati, e infatti noi abbiamo tutte le prerogative, almeno le abbiamo avuto fino all'emanazione dell'ultima legge delega, dei giudici togati per quanto riguarda la funzione giurisdizionale. Per quanto riguarda invece il rapporto di servizio eravamo dei precari e così siamo rimasti per oltre 16 anni affrontando l'emergenza della giustizia in Italia, ma lo Stato ci mantiene in uno stato di assoluta precarietà. È arrivato il tempo, dopo 17 anni, 18 anni per alcuni colleghi che hanno prestato ininterrottamente questo servizio, di vedere una stabilizzazione, quindi all'interno appunto della magistratura italiana, perché ne abbiamo pieno diritto, non siamo dei supplenti, siamo i giudici istituzionali del primo grado.